Una fotografa internazionale, spesso definita la fotografa della mafia, e questo è il ritratto della palermitana Letizia Battaglia, una delle prime fotografe donna siciliane che si ritrovò a raccontare con i suoi scatti la stagione delle stragi mafiose degli anni 90, ma anche una Palermo dalle mille contraddizioni riflessa negli occhi delle donne e delle bambine. Un talento straordinario al servizio della verità, spesso scomoda, controversa, nelle sue foto più famose, una tra tutte quella dell'omicidio Mattarella, racconta la crudeltà, lo strazio dei familiari, l'orrore, il dolore e la gravità di una perdita, ma soprattutto il valore assoluto, irrinunciabile, sacrale della vita. Letizia Battaglia muore, 87 anni, ma lascia alla città di Palermo un grande vuoto che si avverte nelle parole di tutte le persone intervenute alla camera ardente allestita nell'atrio di Palazzo delle Aquile. Letizia Battaglia è stata oltre il perbenismo di maniera, oltre l'ipocrisia, è stata oltre l'indifferenza, è stata una persona leggera e scomoda. Come è chi ha valori forti, lei aveva valori forti, per lei al centro c'era la vita, l'umanità, e lei con i suoi scatti ha visto l'invisibile, ha visto l'innocenza, ha visto la cattiveria, ha visto la vita, ha visto la morte con i suoi scatti fotografici, ma lei ha cercato l'invisibile anche come cittadina, nella sua vita personale, familiare, sempre attenta agli ultimi, a coloro che sono invisibili e sono privi di diritti. Poi da amministratrice, in giunta con me, poi nell'esperienza della rete, lei era sempre attenta agli ultimi, a coloro che non erano visibili. Quindi io credo che questa città ha avuto in Letizia e io con la città una guida in un tempo di passaggio dal governo della mafia all'affermazione dei diritti, dei condannati a morte, degli LGBT, dei migranti, un grande cambiamento e un grande amore. Una figura. Letizia, credo che Letizia mi abbia amato. Una figura insostituibile, non ci sarà più nessuno che riuscirà a narrare la città di Palermo come lei, come fotografa. Lei è l'esempio forte di come una città può cambiare e può cambiare anche quando ci sono personaggi anomali come lei. Lei era certamente anomala, non a caso ha fatto parte di una giunta chiamata anomala, perché proprio dava il senso di questo essere oltre i luoghi comuni e l'ipocrisia. Poi aveva un rispetto sacro della libertà degli altri, a partire dalla propria. Ha pensato di intitolare qualcosa a suo nome? Dedicheremo a Letizia il viale principale dei cantieri culturali alla GIS, chiederemo agli artisti di fare un gran murale, lasceremo una parete bianca perché chiunque possa firmare lasciando un pensiero. In quel viale, nel quale c'è il grande murale di Fabrizio De André, bene, Fabrizio De André con le sue canzoni ci ha fatto vedere l'invisibile, Letizia Battaglia con le sue foto ci ha fatto vedere l'invisibile. Credo che stiano insieme bene Fabrizio De André e Letizia Battaglia. Nata a Palermo nel 1935, Letizia Battaglia ha cominciato presto a lavorare al giornale L'Ora, unica donna tra tanti uomini. Racconterà: mi sono sempre sentita soltanto una persona che fotografa. Le sue foto in bianco e nero erano delle vere e proprie creazioni artistiche. Si sposò giovanissima, si separò nello scandalo, tre figlie, una delle quali Shoba, ha seguito le sue orme. Mia mamma a un certo punto, diventando fragile, no? Nell'ultima parte della sua vita, diventa proprio la vera maestra, e io sono diventata la sua mamma perché mi sono presa cura di lei. E in questo gestalt, questo modo di trasformare l'energia, di trasformare i ruoli, è quello che lei insegna, che ci lascia. Ogni momento ha bisogno di una particolare frequenza, cioè lei era pronta e presente a ogni cosa, non si è mai tirata indietro di niente, non ha mai avuto paura di affrontare qualcosa. E quello che me, anche la morte, anche la paura della sofferenza, lei mi diceva mentre soffriva: soffro, tutto il mio corpo sta cedendo, ma non è bello anche questo? Ecco, questa è la cosa che più mi ha toccato mia madre, che riusciva a trasformare qualsiasi cosa in bellezza. Ma
quando era piccola, come percepiva questo suo essere forte, di rottura come donna, di sua madre, rispetto alle altre donne che magari vedeva come madri delle sue compagne, delle sue amiche? No, io non ho vissuto queste cose. Noi eravamo piccole insieme e grandi siamo diventate insieme, perché la relazione nostra è sempre stata una relazione tra me e lei, poi le altre figlie parlano loro, assolutamente di complicità. Quindi io ero indipendente e lei mi aiutava a essere indipendente, cioè mi dava la fiducia di essere indipendente. Quindi io non ho mai guardato le altre compagne. Per me era un dono la mia libertà, scoprire questo potenziale che lei mi faceva vedere. Quindi non ho mai pensato, dato energia a tutto quello che poteva essere qualcosa che mi mettesse, mi frenasse, no? Perché vivevo. A Palermo è stata la prima fotografa donna, ha avuto molto coraggio. Però quando lei aveva già 40 anni, io già vivevo in Asia, perché io ho vissuto in Asia da già ragazzino. Quindi noi ci siamo incontrate tante volte, perché io vivevo all'estero, sono stata in vari posti nel mondo e tornavo e trovavo sempre questa donna che si trasformava, perché lei cresceva, io crescevo, ma c'era qualcosa che distinte ma non separate, hai capito? È questo che ci ha unito. Sapevamo di essere diverse, ma non separate, e l'amore è l'unico mezzo, no? Che ci ha tenuto molto vicino. Poi tutto il resto, ognuno ha la sua vita, ognuno, la vita devi percorrerla, no? È una strada. Io e lei abbiamo fatto tante strade, ci incontravamo, ce ne andavamo, ci ritornavamo, e l'ultima parte della sua vita sono stata con lei 2 anni e mezzo a prendermi cura di lei totalmente, ed è stato il dono più grande della mia vita, più duro, ma il dono più grande della mia vita, perché era tutta mia. Potevo stare con lei notte e giorno, potevo vivermela, perché poi sai, nel passato ho sempre viaggiato, ho lavorato per i fatti miei, siamo 2 donne adulte, oramai eravamo come sorelle. Insomma, è una bella esperienza la nostra, una bella storia d'amore. Letizia Battaglia ha vinto molti premi internazionali ed esposto in Italia, Francia, America, Canada. Una professionista che ha lavorato tanto, coscia del suo ruolo di apripista per tante altre reporter. Letizia Battaglia è un punto di riferimento internazionale per la fotografia, anche per te che sei una fotogiornalista spagnola. Sì, certamente. Letizia è conosciuta anche a livello internazionale, un punto di riferimento per tutti i fotogiornalisti, soprattutto per le donne, perché diciamo che lei ha fatto strada a tutti noi che siamo arrivati dopo, e per questo ci teniamo tanto a lei. Cosa si diceva all'estero di lei? Una donna bravissima anche per il suo coraggio, per l'argomento trattato e per come ha portato avanti le sue figlie, cioè veramente un esempio per tutte. Come lei ha visto Letizia Battaglia come professionista, come collega? Come collega e come professionista, un'eccezione di donna. Fotograficamente era all'altezza di fare il suo lavoro, sapeva farlo, era gentilissima, non aspettava il suo momento per fotografare. Le sue foto? Le sue foto parlano da sole, non è che bisogna giudicarle, ormai tutto il mondo li conosce. Inevitabile l'impegno politico, dalla cofondazione del Centro di Documentazione Giuseppe Impastato fino all'incarico di consigliera comunale dei Verdi. Le prime mostre Letizia Battaglia le ha fatte proprio all'interno del Centro Peppino Impastato e ha presentato anche uno dei suoi libri. Sì, il centro era nato nel 1977, si è costituito come Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato nell'80, e tra i soci fondatori c'erano Letizia Battaglia e Franco Zecchini. Avere preso il mondo, cioè avere vissuto tante esperienze, e per lei è stato rifarsi una identità. Un'identità che insieme di donna, di madre, di amante, di fotografa, ma io direi di artista, perché la fotografia che faceva con una macchina antiquata era una sorta di creazione, sia quando si trattava di riprodurre la violenza,
La donna che andava a fotografare i morti ammazzati era assolutamente un'eccezione, sia quando riprendeva le scene di grande povertà o le scene per esempio degli intrattenimenti a Palazzo Ganci. Questa era Letizia, una grande capacità di dono, una grande capacità di decisione, una grande sofferenza, ma anche, come diceva il nome, la combattività era legata con una grande gioia di vivere. Letizia, posso dire che per me è stata una sorella maggiore. Abbiamo combattuto assieme per 8 anni la Prima Repubblica, il cambiamento di Palermo. Io ero assieme a lei consigliere comunale, come era lei, e quindi la vedevo che si batteva per migliorare Palermo. È stata sempre una donna vigile al dovere, che voleva Palermo migliore. Ha fatto per questo, la prima donna che per me nei suoi tempi ha fatto tanti anni, sapete benissimo quante foto ha scattato. Letizia c'ha un archivio immenso e quindi per me era una grande guerriera. Lei praticamente negli anni 90 fotografava tutti, quando c'era una disgrazia in quei luoghi lei entrava, una donna che entrava lì a fotografare, e ci sono tante che poi lei ha dimostrato quando ha fatto della mostra dappertutto, anche qui al Culturale della Zisa e tante altre. Per me Letizia era una grande donna. Una donna, come l'ho definito ieri quando ho saputo che ero lontano da qui, dalla Sicilia, una guerriera combattente della Seconda Guerra Mondiale. Letizia Battaglia, un simbolo, un'icona, la certezza di un impegno per la sua Palermo al di là degli steccati, delle ideologie, ma guardando soprattutto alla società civile, al borgate, per rendendo ovviamente visibili i quartieri che erano invisibili, visibili persone che erano invisibili. Letizia Battaglia era una donna forte e colorata, amante dell'arte e della musica, ed è stata ricordata ed omaggiata nel giorno della sua scomparsa da diversi artisti, da Giovanni Sollima ai musicisti del Brass Group. Hai voluto fare un omaggio musicale a Letizia Battaglia nel giorno della sua scomparsa? Ma è un atto dovuto, ho sentito questa cosa immediatamente. Con lei c'è stato un rapporto fortissimo per molti anni e mi è sembrato un atto naturale, un fatto naturale venire qui e dare rendere omaggio a questa persona straordinaria, fortissima. Letizia Battaglia è una fotografa che è stata un punto di riferimento importante per l'arte in genere, anche per la musica. Tanto che avevo programmato con Letizia una mostra, perché lei ritrasse tanti concerti e frequentava il Ridotto, il Jazz Club di Via Duca della Verdura, lo storico club, e tutte le sere riprendeva e fotografava. E le dissi: facciamo una bella mostra dedicata al jazz e dedicata al periodo negli anni 70 quando frequentavi il Jazz Club. Ecco, mi piange il cuore a pensare che non ho fatto in tempo, ma comunque è un impegno che ho assunto, e con Matteo riprenderemo le fila per riorganizzare questa bellissima mostra. Credo che il ricordo sia una cosa fuori da ogni retorica, che dobbiamo continuare a mantenere nel quotidiano per costruire un futuro migliore. Nel nome di Letizia Battaglia, Letizia e Battaglia, secondo me c'è il contrasto tra il coraggio e la gioia di vivere in questa città. Se posso permettermi, oltre tutto quello che di artistico ha fatto, è riuscito a immortalare la visibilità degli invisibili, degli emarginati, di coloro che stanno in periferie, che a volte sono mentali in questa città, ed è riuscito a dare luce a una bellezza che è sommersa. E per me Letizia
è stata una sorta di miracolo che dobbiamo avere sulle spalle, che deve riuscire a collegarci tra le generazioni, perché non è riuscita a dare soltanto un'immagine, ma è riuscita a costruire un immaginario su Palermo, ed è l'immaginario che dobbiamo continuare a costruire insieme. Grazie. La mattina dei funerali ecco che arriva Caterina Malizia, protagonista della storica foto che la ritrae bambina con il pallone. Emozionata, commossa e la voce tremante, perché ho dei bellissimi ricordi di Letizia, ha fatto parte della mia infanzia, mi ha ritrovata dopo 38 anni e l'incontro con Letizia è stato qualcosa di meraviglioso, perché lei, quando mi vide da grande, mi ha guardata subito con i suoi occhi dolci dicendomi: è lei la bambina col pallone che cercavo. Ci siamo ritrovati tramite la trasmissione A chi l'ha visto in redazione. Un mio fratello inviò una foto mia e Letizia di tante delle foto di ragazze di Palermo, quando vide la mia, lei mi ha voluta contattare dicendo: è lei la bambina che cercavo. Io sono nata e cresciuta a Monreale e quel giorno lì mi ricordo che siamo scesi da alcuni parenti qui in questa zona della Cala di Palermo. E io, la mamma stava con i miei zii e io scendevo giù giocando con dei ragazzini per strada col pallone. Letizia Battaglia tornerà in mare dopo la cremazione, è stata lei stessa a chiederlo alle figlie prima di morire. Sciobba commuove ancora tutti con lo struggente ultimo ricordo della madre il giorno dei funerali ed ancora una volta evidenzia il grande amore per la città di Palermo che ha continuato a diffondere fino al suo ultimo istante di vita. Lei è in ognuno di voi, perché ognuno di voi mi sta raccontando storie bellissime e vi ringrazio che lei vive in voi. Letizia forever, grazie. Lei voleva una Palermo libera, voleva una Palermo piena d'amore e vi ringrazio di portare tutto questo amore, vi ringrazio in un momento così difficile. Lei ha sofferto tantissimo e questa è la sua rinascita, la sua Pasqua, la sua resurrezione. Vedervi qua tutti con qualcosa di lei nel suo cuore è un seme. Lasciamola crescere dentro di noi come una speranza, come una bellezza, la bellezza che lei amava tanto. Grazie di tutto, grazie. Thank you.